Undicesimo mito, in democrazia i cittadini ottengono ciò che vogliono. In realtà non è così, tutti siamo a favore di una migliore istruzione, migliore sanità, migliore sicurezza e protezione. Eppure non stiamo beneficiando affatto di un miglior sistema educativo, di una migliore sanità e di una migliore protezione dal crimine. Questa incapacità dello Stato democratico di garantire soddisfacenti livelli di questi servizi è proprio un risultato spontaneo del sistema democratico. Per esempio, nel caso dell'istruzione, è una conseguenza del fatto che a decidere come vada organizzata la scuola sono i politici e i burocrati, mentre i genitori, insegnanti e studenti, quindi i consumatori, gli utilizzatori del servizio, hanno un ruolo trascurabile. Di fronte alle lamentele delle persone, i politici rispondono aumentando ulteriormente il carico di regolamentazione. Ma questi loro interventi sono inutili o dannosi, in quanto limitano ulteriormente la possibilità di iniziativa di studenti, genitori, docenti. Per capire perché la pianificazione centrale, centralizzata di tipo socialista fallisce sistematicamente, qui si riporta l'esempio delle fabbriche di proprietà statale dell'ex Unione Sovietica, controllate centralmente e gestite dall'autorità statale. La qualità era sempre scadente, non poteva competere con i prodotti invece del mondo occidentale. Questo perché la produzione rispondeva al controllo dei burocrati e non ai consumatori. Cioè, in altre parole, non c'era un libero mercato. Infatti i burocrati come fanno a sapere cosa vogliono i consumatori e quali incentivi hanno per migliorare il proprio lavoro? Nessuno. Infatti innovazione e qualità sono il risultato della competizione e della libera scelta dei consumatori, non della coercizione e del controllo centralizzato. Una società privata, per sopravvivere nel mercato, deve competere abbassando i prezzi, facendo innovazione, migliorando la qualità e offrendo un servizio migliore. Al contrario, le attività e le società controllate dallo Stato non hanno incentivi, in quanto possono sempre fare affidamento sui soldi pubblici, quindi non devono competere sul mercato. Anche il sistema educativo, organizzato attraverso il sistema democratico, è centralizzato, è un bene statale, quindi non è sottoposto al libero mercato ed è gestito alla maniera del socialismo. Al contrario, il libero mercato è più democratico del sistema democratico, perché ciascun individuo è libero di compiere le proprie scelte invece di subire le scelte del governo. E questo discorso si applica a tutti i settori, sanità e sicurezza per esempio, non solo all'istruzione. Le persone vorrebbero maggior protezione dal crimine, ma la democrazia non riesce a soddisfare queste loro richieste. Gli elettori votano per quei politici che promettono di combattere il crimine, ma alla fine rimane una situazione di insicurezza e violenza perché il sistema democratico non è capace di garantire sicurezza dal crimine. E questo scarso rendimento delle forze di polizia, dello Stato, è diretta conseguenza del controllo centralizzato e monopolistico del sistema democratico. Cioè la sicurezza non è affidata al libero mercato, ma è gestita in modo centralizzato e monopolistico dal sistema democratico. Quindi, come in tutti i monopoli legali, il prezzo del servizio rimane alto e la qualità scadente. Addirittura c'è un sistema di incentivi perversi, per cui al sistema delle forze di polizia conviene che il numero di reati commessi rimanga alto, così da ricevere tanti più soldi, quanto più rimane grave il problema della sicurezza. Dunque il sistema democratico incentiva all'inefficienza. Oltretutto, un altro motivo per cui le forze di polizia sono incapaci e incompetenti nel combattere i crimini è che i governi aumentano sempre più i regolamenti, per cui sempre più poliziotti sono costretti a compiere lavori d'ufficio per ottemperare a tutti questi regolamenti, l'enorme carico di lavoro amministrativo imposto dalle regolamentazioni governative. Qual è l'alternativa a questo sistema di sicurezza imposto dall'alto e gestito centralmente in modo inefficace? È lasciare agli individui, imprese, quartieri, alle città, un maggiore controllo sulla propria sicurezza. Sostituire il monopolio statale delle forze dell'ordine, quindi della sicurezza, con un sistema di società private in competizione tra loro. La gente non dovrebbe essere costretta a pagare le tasse per una polizia di Stato, ma dovrebbe poter assumere agenti privati. La concorrenza farebbe abbassare i costi e migliorare la qualità del servizio. Del resto, il settore privato della sicurezza sta crescendo velocemente proprio perché i cittadini non possono fare affidamento sulla polizia di Stato, cioè non si sentono protetti dallo Stato, quindi si organizzano privatamente. Stessi discorsi per la sanità.
La gestione centrale pianificata, dirigista del sistema democratico porta a bassa qualità e costi elevati. La soluzione di nuovo è lasciare spazio al libero mercato. Dunque, in conclusione, non è vero che in democrazia le persone ottengano quello che vogliono, al contrario, rimangono largamente insoddisfatte dai servizi dello Stato, che comunque devono accettare e pagare forzatamente attraverso le tasse. La gestione centralizzata, burocratica e monopolistica di questi servizi è tipica dei sistemi socialisti e causa costi elevati e scarsa qualità. Dunque è chiaro che il sistema democratico disattende costantemente le proprie promesse. Purtroppo ogni volta i politici promettono ancora di cambiare e migliorare il sistema, ma sempre con la stessa ricetta sbagliata, cioè dateci più soldi e potere, quando invece tutti i problemi di gestione e la mancanza di servizi efficienti sono proprio causati dall'eccessivo potere e dal troppo denaro che i politici già spendono in questi servizi. Quindi la soluzione non è più intervento dello Stato, più democrazia, ma invece è più libero mercato, meno Stato e più servizi privati in concorrenza tra loro.